Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video parlo delle maschere. Tutti noi teniamo abitualmente nelle retrovie la nostra verità. Per funzionare nel mondo non possiamo prendercela con chiunque, anche quando siamo arrabbiati, oppure piangere in ogni situazione se abbiamo una profonda tristezza, oppure esultare e metterci a ballare per la strada quando proviamo un grande senso di felicità. Ci è stato insegnato ad essere neutrali, a proteggere al nostro interno, dentro di noi, la verità del momento, a condividere gioie e dolori con poche persone con le quali siamo veramente in sintonia. E in tutto questo non c'è nulla di sbagliato. Indossiamo le maschere quando siamo al lavoro, e quando ci troviamo in tutte quelle circostanze che definiremmo formali. Le maschere hanno la funzione di filtrare la nostra realtà emotiva affinché affiori di noi la parte che desideriamo mostrare. Ma c'è differenza tra agire in modo consapevole le nostre maschere e, come spesso accade, usarle come potentissimo strumento di mistificazione della nostra verità. Ovvero, le maschere non sono un problema fino a quando le utilizziamo per decidere come mostrarci agli altri coscientemente, ma possono diventare un problema se questa abitudine ci sfugge di mano e finiamo noi stessi con l'identificarci con le nostre maschere, perdendo di vista la nostra realtà interiore e finendo col credere che ciò che abbiamo dentro sia quello che mostriamo e che portiamo sulla faccia. E questo accade molto più spesso di quanto possiamo immaginare. Le questioni che ciascuno di noi deve affrontare nella vita diventano problemi e difficoltà a causa di questo solco invisibile che si crea tra la realtà interiore, detta anche verità, e le nostre maschere. Quando indossiamo consapevolmente le maschere, siamo in contatto con le nostre emozioni. Ci teniamo uno spazio in cui manifestarle e le condividiamo con i nostri cari e gli amici più stretti. E continuiamo quindi ad avere a nostra disposizione uno spazio ed un tempo in cui possiamo essere veramente noi stessi. Ma può accadere, e accade, che questa abitudine a celare la nostra autenticità diventi una pericolosa abitudine. E questo accade quando teniamo le nostre maschere anche all'interno dell'intimità della famiglia, con il nostro partner, con i nostri figli, con fratelli, sorelle, genitori, con tutte le persone a cui siamo molto vicini e legati. A volte lo facciamo perché portare la propria autenticità è più faticoso che appiccicarci sul viso una maschera. Lo facciamo perché dopo una giornata passata a sfoderare sorrisi continuiamo così perché ci costa fatica portare una discussione in famiglia oppure al lavoro. Meglio sopportare qualcosa che non tolleriamo piuttosto che cercare la soluzione. Meglio quindi mantenere una cosiddetta calma apparente di facciata piuttosto che portare le nostre istanze e accendere una discussione. E così, rinunciando a entrare nella nostra verità, permettiamo agli altri di non rispettarci. E noi per primi finiamo con non portare rispetto a noi stessi e a ciò che siamo. Questo è il modo in cui nasce e si ramifica un malessere a cui spesso mettiamo la ciliegina sulla torta di attribuirne la responsabilità agli altri. Da questa posizione in cui siamo schierati non possiamo difendere le nostre ragioni né consentire agli altri di esporre le proprie, poiché abbiamo già deciso tutto, scacco matto. Arrivati a questo punto, se ciò che viviamo non dipende da noi, possiamo soltanto sopportare oppure ribellarci a quello che ci fanno passare gli altri. Perdiamo di vista la possibilità di cambiare le cose. E non solo, abbiamo regalato agli altri tutto il nostro potere personale. Ma come se ne esce? Il primo passo
è osservare noi stessi e comprendere quanto potere personale abbiamo ancora e come lo utilizziamo. La meditazione è anche uno spazio in cui esprimere le proprie emozioni, come ho già detto nei video precedenti, può essere un primo passo verso la consapevolezza e anche applicare alcune semplici regole nella vita di tutti i giorni che ci aiutino a comprendere i meccanismi con i quali costruiamo da soli le nostre trappole. Per esempio, alleniamoci a cercare di esporci nelle situazioni in cui è possibile farlo, con le persone strette che ci sono, amiche delle quali ci fidiamo. Un modo molto semplice e molto bello, perché lo possiamo applicare frequentemente per esporci, è quello di non rispondere sempre tutto bene alla domanda che di solito ci fanno quando ci incontrano i nostri amici, quando ci chiedono come va, va tutto bene? E lì noi possiamo decidere che quando non va tutto bene, noi rispondiamo va tutto bene per convenzione, ma ci apriamo un attimino e raccontiamo qualcosa di più di noi, là dove possiamo permettercelo, con le persone giuste. Questo essere autenticamente in contatto con noi stessi e decidere quando dobbiamo e possiamo condividere un eventuale nostro malessere con gli altri è il primo passo verso innanzitutto la possibilità di riprenderci il nostro potere personale e ci permette di distinguere coscientemente la nostra maschera, quella che indossiamo per le situazioni in cui è opportuno indossarla, e la nostra autenticità interiore, che invece è qualcosa di profondo, qualcosa che riveliamo soltanto alle persone delle quali ci fidiamo, ma che rischia, se esageriamo nell'utilizzare questa maschera, di essere l'unico modo, l'unica nostra modalità in cui ci presentiamo al mondo. E quindi questo è un video relativamente breve rispetto ad altri video che io porto sul canale, ma credo sia molto importante, perché si collega ai video che io ho già prodotto sulle emozioni e vi spiega proprio qual è il meccanismo con il quale noi coltiviamo e supportiamo la nostra maschera fino a non distinguerla più dalla nostra realtà interiore. E questo non deve accadere. E quindi, con l'augurio di poter portare consapevolezza dopo questo video maggiormente alla vostra autenticità e al modo in cui agite la maschera anche nei momenti in cui non sarebbe così necessario, ma sarebbe invece importante tirare fuori un po' di autenticità, vi lascio questo video, vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!